Amici di Sport Incontri, buonasera, benvenuti all'appuntamento, quello dedicato al calcio. Parto subito con la presentazione degli ospiti, che sono gli ospiti del Mantignana Calcio. Allora, subito Luca Morozzi. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Poi Alessandro Marcuccini. Buonasera. Mariuccini, scusami, che è il segretario del Mantignana. Buonasera. E salve. Poi Moreno Salani, naturalmente firma del Messaggero, ma anche e soprattutto firma dei Sport e Incontri. Allora, volevo ricordare che Sport e Incontri è un programma che va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24, sul canale 11 di TRG, con replica il giorno successivo alle 18.30. Il sabato invece va in onda dalle 22.30 alle 24, con replica la domenica naturalmente alle 18.30. Quindi sapete che trattiamo tanti argomenti, tra cui il calcio. Questa sera è la puntata dedicata al calcio e abbiamo, come detto, gli ospiti del Mantignana. Allora, il Mantignana, intanto parliamo di quello che è successo lo scorso anno, no? Una stagione un po' tribolata, possiamo dire così? Sì. Che però alla fine è arrivato questo Covid, il Comitato Regionale Umbro ha deciso che non ci sarebbero state retrocessioni e quindi si riparte per una nuova avventura nel campionato di promozione, immaginiamo il girone A, a meno che non vengano fatte magari tre gironi come qualcuno ipotizza, no? È stato così. Com'è stato il campionato dello scorso anno? Perché ci sono stati degli alti e bassi. Sì, diciamo abbiamo avuto degli alti e bassi, come ha detto lei. Purtroppo forse abbiamo anche peccato un pochino di esperienza, però diciamo siamo convinti che anche mancando ancora 7 partite alla conclusione della stagione passata, quando purtroppo si è interrotto la stagione, avevamo ancora le nostre carte per poter disputare e giocarcela tutta, diciamo, con i play-out. Certo. Dopo, diciamo, è successo purtroppo quello che tutti sappiamo e è andata così. Quest'anno speriamo di che il trend, diciamo, sia diverso. L'esperienza dell'anno passato, certo, ci insomma, è servita anche a noi per allestire una squadra diversa con molta più esperienza e con una mentalità, diciamo, più di categoria. Certo. Alessandro Mariuccini, tu sei il segretario di questa società. Sappiamo tutti che i segretari sono l'anima delle società, no? È una società, da quanti anni c'è? È fondata il Mantignana? Allora, noi siamo 15 anni il nostro gruppo che è ripartito. Sì. È partito 15 anni quando il Mantignana, la vecchia società, era fallita. Certo. E siamo ripartiti nel 2005 come aiutati dalla scuola calcio Montemalve. Poi dal 2010 abbiamo rifatto il gruppo sportivo Mantignano, abbiamo rifondato. Certo. Quindi il gruppo era 15 anni, la società questa è dal 2010 che è operativa. Quindi possiamo considerarla ancora una società che deve imparare, no? Cioè non è detto che tutti nascono imparati, anche se magari hanno poco tempo, però diciamo una società che abbiamo fatto fa un bel percorso per arrivare ad un percorso, insomma, che dalla vecchia terza alla promozione è stato un bel percorso, soddisfacente per le ambizioni della società. Quindi, come dicevi tu, dalla vecchia terza fino alla promozione, diciamo che il lasso di tempo era anche breve. Insomma, perché non è facile salire sempre di categoria, eh? Perché ricordiamoci, non è che siete partiti dalla seconda, siete partiti quando ancora c'era la terza. Sì, esatto. Quindi, e com'è lavorare in segreteria a Mantignana? Perché io ho detto il segretario è un po' l'anima della società, no? Sì, beh, diciamo che ecco, adesso poi gli strumenti attuali aiutano molto. Certo. Perché soprattutto questi ultimi 3 anni, quando è subentrato il nuovo sistema di digitalizzazione, è molto più semplice, è molto più snella la procedura, però è sicuramente un impegno vasto, ci sono parecchie cose a cui prestare attenzione, anche perché sono attività che si fanno nei ritagli della giornata dopo il lavoro, però ecco, è una società più che altro prima, è un gruppo di amici
che ha fatto ripartire dal nulla un qualcosa che mancava nel nostro paese da diverso tempo, e siamo riusciti a coglierci qualche bella soddisfazione. E quello che risorregge è la passione, e la passione anche per diciamo il campanile, no? Per Mantignana, che insomma è una località che insomma merita anche di essere anche a certi livelli per l'impegno, per quello che si conosce. Io entro subito, anche perché mi sono documentato il servizio che ha fatto il nostro collega Stefano Bagliani, che ringraziamo. Tra l'altro, io non l'ho detto, scusa Moreno, alla fine della nostra chiacchierata qui presso il giardino della Tavola Rotonda, manderemo le immagini della presentazione del Mantignana che c'è stata pochi giorni fa, venerdì insomma, e quindi ci saranno le interviste un po' a tutto lo staff dirigenziale e anche allo staff che andrà in campo. Prego Moreno. Dicevo, ascoltando le interviste del presidente, dell'allenatore insomma, che ho avuto modo di sentire, mi sembra che la squadra è stata, in base all'esperienza passata, insomma, ovviamente, insomma, essendo insomma, una squadra quasi neopromossa, può dire. Noi siamo una matricola. Matricola, quindi è naturale che, come tutte quante le matricole, insomma, avesse avuto incontrare qualche difficoltà, anche perché insomma, la promozione è un campionato abbastanza impegnativo. Memore di questa esperienza, insomma, mi ha balzato in evidenza l'acquisto di Alex Gibbs, giocatore che insomma sappiamo benissimo le qualità di questo. Quindi avete, diciamo, in base all'esperienza passata, cercato di migliorare questo organico. Siamo andati molto sull'esperienza, abbiamo cercato di mettere dentro elementi di esperienza. L'aver coinvolto Alex nel nostro progetto tecnico è stato motivo di grande orgoglio, perché è una persona dalla grande esperienza, dalla grande personalità, che porterà grande mentalità anche fra i giovani, dà una spinta in più a tutto l'ambiente avere un personaggio così nella nostra società. E poi abbiamo puntato anche a tipo giocatori come Luca Cosci, che ha giocato stabilmente in promozione dal Mugnano, o giocatori che comunque conoscono la categoria, memori dell'esperienza dell'anno scorso, tenendo conto che siamo una matricola, una promossa, con limiti economici da seguire, perché i passi vanno fatti secondo... Perché quello che vi si riconosce è il fatto di aver fatto sempre il passo secondo la gamba, non avete mai fatto, no? Quindi... E quindi tornando ad Alex Gibbs, è un giocatore di sicuro importante, ma soprattutto è una persona, chi lo conosce, insomma, io l'ho visto all'Opera lo scorso anno a Montone, volevo dire, per certi versi ha fatto un po' le fortune del Montone stesso. E Luca, quindi allestire una squadra in tempo di Covid, cioè non era nemmeno facile, no? E manco preventivabile, perché poi parleremo anche del fatto che si vede qualche spiraglio per la ripartenza, perché fino a pochi giorni fa eravamo un po' tutti pessimisti, adesso sembra che qualcosina si stia muovendo, non ci sono le date naturalmente precise, però dicevo, lavorare in tempo di Covid per allestire una società non era facile, e voi però credo che siete stati bravi, no? Sotto questo punto di vista, diciamo, è stata impegnativa e difficile, perché, diciamo, come ha detto lei, allestire una squadra, diciamo che, come diceva Alessandro anche prima, con diciamo, elementi di esperienza, elementi che hanno giocato anche in categorie diverse dalla nostra, è stato difficile, però il nostro cavallo di battaglia è quello di lavorare sempre guardando il domani, cioè nel senso programmare le stagioni per tempo. Quindi noi, diciamo, già da inizio anno avevamo già parlato, cercato di capire gli errori magari fatti, perché qualche volta purtroppo sbagliando si impara, e quindi avevamo già iniziato a mettere, diciamo, qualche idea sul tavolo, che poi è stata elaborata
in periodo di Covid, perché altrimenti non potevamo fare, e siamo riusciti a mettere questi importanti tasselli nella nostra squadra, che messi a fianco anche a diversi giovani che abbiamo noi, che abbiamo cresciuto, sono stati, noi l'anno scorso forse eravamo una fra le più squadre, fra le squadre più giovani, e questo per noi è motivo anche di orgoglio, perché la maggior parte di questi ragazzi abitano tutti nel nostro paese, quindi è motivo di orgoglio. E tra l'altro uno di questi ragazzi sta andando in prestito alla Castiglione del Lago. Ecco, quindi vuol dire che si è anche lavorato bene su quell'aspetto. E quindi diciamo questo mix, giocatori di esperienza, giocatori che conoscono la categoria e giovani, credo che quest'anno sia diciamo una stagione, speriamo, diversa da quella precedente, con un allenatore che è con noi da 9 anni. Quindi ecco, facciamo anche il nome per chi Mirko magari... Rosati, ecco. E diciamo per noi anche lui è un motivo d'orgoglio, no. Dire che abbiamo un allenatore da 9 anni, perché vuol dire che uno è un'anomalia nel calcio italiano, diciamo, no? Umbro e basta. Comincia a essere un Ferguson, no? Quindi. E quindi noi è motivo di orgoglio, e sa come noi lavoriamo, noi sappiamo come lavora lui, quindi lui ha la massima fiducia nostra e lui, diciamo, viceversa. Quindi. Certo, quindi... speriamo, ecco, che tutto proceda e vada nel miglior modo possibile. Certo. Alessandro, supponiamo che si riparta adesso, magari i primi di ottobre, metà ottobre, adesso so se dovremmo aspettare il 15 di ottobre quando ci sarà un nuovo decreto ministeriale, e quindi magari se non è il 15 sarà successivamente, subito dopo, ci sarà da vedere se saranno 2 o 3 i gironi di promozione. Comunque in linea di massima supponiamo anche che ci siano i 2 gironi, con il girone A che ormai conoscete, no? Non c'è più il Branca perché è stato promosso in eccellenza, però ci sono squadre, il Montone, la squadra di Città di Castello, l'FC Castello e altre che io adesso mi sfuggono e mi scuso con loro, ma squadre che già da tempo mirano alla vittoria di un campionato, innalzando il livello qualitativo di questa promozione, giusto? Perché ad esempio il Montone ha perso Gibbs, sì, ma ha fatto una grandissima coppia offensiva, perché c'è Polamo e Pica, certo, è un grandissimo attacco. Certo. Ventinella è una gran bella squadra, esatto, che ha mantenuto l'intelaiatura. Marra San Feliciano si è ulteriormente rinforzata. E io vedo bene anche la Ponte Vecchio, perché è una squadra di tradizione, è una squadra che quest'anno, avendo mantenuto la sua intelaiatura e avendo messo dentro altri elementi importanti, trovando la continuità, è una squadra che farà il suo campionato. Certo. Poi penso fra le neopromosse di quest'anno Pier Antonio, ecco, sì, è una squadra molto attiva, ho visto, sì, con il DS Marri, il sì, DS sì. Marri. E sicuramente è una piazza di tradizione, Pier Antonio, certo, del calcio umbro, quindi sicuramente, certo, certo, sarà un'altra bella realtà. Noi infatti cerchiamo di farci trovare pronti, perché sappiamo che anche noi il nostro obiettivo è la salvezza, però c'è da lottare molto, perché sono tante belle realtà. È rimasto un campionato, era molto competitivo l'anno scorso, non c'è il Branca, ma è rimasto estremamente competitivo quest'anno. Certamente, certamente. Poi non abbiamo citato altre, ma ci sono belle, sicuramente, adesso, sicuramente. Le prime che mi vengono in mente, ma ci sono tante. Dobbiamo scrivere anche il Tavernelle. Tavernelle. Ho seguito abbastanza il girone ha fatto buona campagna di promozione, ho quello che mi aveva sorpreso, il livello qualitativo, no? Perché sì, ogni società ha 1, 2, 3 elementi che hanno sicuramente militato in categorie superiori. Moreno, è difficile magari adesso stabilire chi magari potrà lottare per vincere il campionato, chi dovrà lottare per salvarsi. Quando si parte, in genere anche quelle che magari con l'ambizione di salvarsi però danno una strizzatina d'occhio alla vetta della classifica, magari un colpo di fortuna, avendo lavorato bene, uno si può trovare anche lì in mezzo, no Moreno? Sì, sì, come diceva giustamente. Perché le sorprese sono sempre nei campionati. Come diceva giustamente Alessandro, le squadre che ha elencato sicuramente
saranno quelle che almeno sulla carta, da quello che sono, come si sono mossi sul mercato, dovrebbero essere le protagoniste, salvo qualche ovviamente outsider che può inserirsi. Io la domanda che volevo fare, soprattutto a lui che è il segretario, che conosce Conti, di come si gestisce una società. Molte società, non so se anche la vostra, ricavavano i propri fondi dalle sagre, no? Ora che queste sagre non ci sono, come i bilanci, come riuscite a farli quadrare? Questa sarà un'ulteriore sfida di questa annata, perché noi infatti facevamo una festa dello sport a giugno ed è saltata perché ancora c'era il lockdown. C'era programmata la festa paesana dove noi diamo una mano, quella di fine estate. Chiaramente adesso con il nuovo protocollo, con 4 giorni, non c'è la convenienza mettere insieme una struttura e poi, che ha dei costi. E quindi adesso, appena sarà consentito, si cercherà di fare altre iniziative. Per esempio abbiamo fatto una lotteria da poco, facciamo lotterie, facciamo manifestazioni di questo tipo. Si cerca in tutte le maniere. Poi i dirigenti, siamo 15 dirigenti, da quando è stata strutturata la società, mettono una quota sociale, quindi c'è una quota annuale che ogni dirigente mette. Si cerca di stringere i denti, infatti anche noi la campagna acquisti è stata anche adattata a questo nuovo tipo di... Sì, è arrivato Gibbs, che è vero che è un nome roboante, ma c'è sempre dietro una gestione oculata. Tanti giovani poi, perché due o tre elementi di esperienza buoni, tanti giovani e, come diceva Luca, fra la tanta sfortuna dell'anno scorso, però aver messo due ragazzi in eccellenza è stato un bel segnale. Voi fate anche il settore giovanile? Abbiamo la Juniores e poi siamo legati alla scuola calcio Montemabbia, con cui c'è la stretta collaborazione. Tutti fuori quota nostri vengono dalla scuola calcio Montemabbia. C'è tanto seguito, c'è la collaborazione, c'è l'allenatore nostro che segue molto questi giovani, è un allenatore che non ha paura di lavorare con i giovani, perché anche l'anno che abbiamo vinto la prima, ci sono state delle partite dove abbiamo giocato con anche 4-5 fuori quota titolari senza problema. E anche perché una realtà come la nostra, piccola, lavorare con i giovani deve iniziare a essere una base, perché pensare di prendere solo gente da fuori diventa impossibile. E certo, senti un po', sempre... visto che avete tanti giovani e del posto magari i rimborsi sono minimi, siccome questa pandemia, no, ha prodotto tanti disagi come quella delle sagre, delle feste che parlavi prima, siete stati anche capaci di arrivare a dei ritocchi in basso nei rimborsi dei calciatori? Devo dire con grande orgoglio, abbiamo parlato con tutti i ragazzi 2 mesi fa e abbiamo a tutti chiesto un qualcosa, una mano, un sacrificio, e siccome il nostro è un ambiente dove tutti i ragazzi si trovano bene, tutti sono venuti incontro pur di restare, chi è rimasto, sono rimasti quasi tutti, hanno accettato seguendo anche le condizioni della società, e questo ci riempie di soddisfazione, perché vuol dire che anche in un'annata difficile come quella dell'anno scorso si sono messi a capo dei punti buoni, e quindi c'è una buona base dove abbiamo potuto questo ripartire. Questo è importante, perché testimonia il fatto che quando si dice uno sposa una maglia, sposa una società, sposa un ambiente, tutti insieme, no? Questi ragazzi evidentemente, seppur decurtando quel minimo, insomma, che è il rimborso, sono rimasti, vuol dire che siete stati bravi anche in questo senso con loro. No, infatti a noi, tutti i calciatori che hanno vestito la nostra maglia ne hanno un ottimo ricordo. E veramente, quando uno, dopo purtroppo il calcio è fatto di scelte anche, quindi qualche volta magari è il giocatore che sceglie di cambiare area, qualche volta magari è una scelta legata a esigenze diverse, e vediamo proprio proprio si commuovono quando devono fare un'altra scelta, e questo ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, perché noi siamo sempre presenti al campo, io stiamo vicino, facciamo
cioè cerchiamo nel nostro piccolo di non fargli mancare niente, da tutto quello che possiamo mettere a disposizione loro lo facciamo con enorme piacere. E abbiamo visto che questa cosa, diciamo, è molto apprezzata, è molto valutata positivamente da loro. E quindi, diciamo, è questo il nostro orgoglio è anche questo, insomma, quello che deve essere una famiglia, uno sport, diciamo, uno si deve sentire come a casa propria. E certo, e quindi questo attaccamento va anche a favore di Mirko Rosati, no? Che tra l'altro saluto, ci conosciamo da una vita, da quando giocava a calcio, adesso è diventato un ottimo allenatore, e che può pretendere e sicuramente loro offriranno quel qualcosa in più che magari, no, consente di fare anche, di avere piccole soddisfazioni, insomma. No, piccolo, ma certo, grandi, infatti, insomma. Mirko, diciamo, è oltre che essere un ottimo allenatore, è una grande persona, nel senso che noi ogni volta che c'è, diciamo, gli allenamenti post partita, prima della partita, c'è sempre, diciamo, un confronto costruttivo con fra di noi, insomma, la società, lui, e anche lui quando, diciamo, è costretto a fare delle scelte l'ha sempre comunicate, sempre fatte nel miglior modo possibile. Poi, come diceva giustamente Alessandro, è anche un allenatore, e lo ripeto anche io, che non ha paura di lavorare con i giovani. L'anno scorso, porto un esempio banale ma che rende l'idea, quando abbiamo giocato in casa contro il Ventinella, che abbiamo pareggiato 1-1, avevamo 8 fuori quota dal primo minuto. Ecco. E questo, diciamo, la testimonianza, insomma. Diciamo, certo. Ci vuole coraggio anche per fare questo. E lui ce l'ha. Ma io lo dico sempre, che coraggio della società, ma anche dell'allenatore stesso, di aver coraggio a mettere dentro i giovani. Quando si parlava con Moreno dei giovani, no? Cioè, da mettere in squadra. Adesso quest'anno sono 2, no, per quanto riguarda l'eccellenza, in promozione pure sempre 2, due, no? Come sempre 2 come, e quindi io penso che, cioè, ma nessuno gli vieta di metterne 3 o 4. Uno dei meriti della società, di questa società, adesso non lo dico perché sono presenti qui loro, di aver tenuto Rosati per quanti anni? 9 anni, questo va dato merito, voglio dire, alla serietà di una società che ha sempre creduto in un allenatore. Quindi penso che è una cosa rara che nel mondo del calcio, che un allenatore riesca a fare 9 stagioni con una società. Sì, no, questa è lui che ha vinto tutti i campionati, è partito dalla terza oppure è arrivato dopo? La terza l'ha vinta un altro allenatore, lui è arrivato in seconda, sì. Abbiamo fatto dalla seconda la promozione. E quindi dalla seconda la promozione. Io però guarda, con lui non è facile. 9 anni, però ogni anno ci mettiamo al tavolo, a fine anno, e collimano sempre gli obiettivi, collimano le visioni. Lui conosce bene quali sono, insomma, i nostri parametri, quindi sa bene che noi... le nostre possibilità. Non è un allenatore che pretende, ci sono tanti altri che magari se non mi prendi A, B e C neanche si mettono a sedere a un tavolo, e per questo che è una collaborazione eccezionale, anche nei momenti di estrema difficoltà. Magari uno pensa l'anno scorso, no? Con 6 sconfitte di fila, mandare via l'allenatore, almeno non ci sembrava la soluzione da prendere in quel momento, perché poi c'erano stati infortuni e anche esperienza, mancanza di esperienza. Poi se sei lì in fondo non è solo per sfortuna, è una serie di fattori. La sostituzione di un allenatore di fatti va valutata in base a certe situazioni, chiaro, no? Per noi non era comunque anche un caso estremo come ribadisco quello. Che poche società, insomma, agiscono, insomma, si comportano come voi. Il gestore c'è stato quasi 5 anni, no? Ecco. È un modo, quindi è un nostro modo di lavorare, mettiamo così. È una società che recidiva in questo senso, no? In senso positivo. E Luca, come fare calcio a Mantignana, una piccola località? Siete nel comune di Corciano, giusto? Ecco. Quindi nel comune di Corciano, dove c'è magari la squadra del Corciano, a parte l'Ellera, che insomma ha fatto una super squadra in eccellenza. E quindi com'è fare in una piccola realtà come Mantignana? Perché quanti abitanti fa? 3.000 abitanti all'incirca. Ecco.
Ecco, noi riusciamo tutti gli anni, diciamo, a fare la nostra stagione dignitosa, e perché abbiamo fatto sempre il passo in base alla gamba, cioè non abbiamo mai fatto il passo più lungo di quanto potevamo fare. E non vi siete fare. Mai venuti a trovare in difficoltà proprio mai, per questo aspetto? Mai. E questo è notevole. E quindi, cioè, le società, piccole realtà come la nostra magari, che vive di eventi, stanno, diciamo, purtroppo, come diceva prima anche Alessandro, non si sono potuti fare. Se uno non aveva fatto il passo lungo, certo, in base alla gamba, e certo, però forse in una piccola località come Mantignana è più facile coinvolgere la gente, no? Piuttosto che in una grande città, mi viene in mente Foligno, dove magari c'è un nucleo dirigente, magari per trovare gli addetti ai lavori devono pagare qualcuno, mentre invece da voi c'è il volontariato di, certo, quello, dell'altro. Questo, no, giusto? Assolutamente sì, diciamo, la squadra, diciamo, è seguita dalle persone del paese. Lo scorso anno l'amministrazione comunale ci ha fatto anche una tribuna come a testimonianza di questo. Quindi è tutta, diciamo, siamo tutte persone che ci mettiamo il nostro tempo libero con molto piacere, e questo è la base per andare avanti le società, diciamo, come la nostra, che vivono su piccole realtà. Ecco, abbiamo visto dal comunicato della Lega Nazionale Dilettante, della FIGC adesso, che c'è probabilità di riaprire al pubblico, no? Cioè, con i dovuti distanziamenti, massimo 2.000 persone, io non so quanto contiene la tribuna di... Il nostro impianto, diciamo, ha l'omologazione per 500 persone. Per 500 persone, quindi 100 persone ci starebbero... 100 persone, diciamo, è quanto contiene la tribuna. Ecco, quindi tutto l'impianto, però 500 persone. Beh, è anche coperta la tribuna? No, ancora bisogna, no, coprirla. Allora sollecitiamo... Quando piove usiamo l'ombrello. Il sindaco di Corciano, Cristian Betti, facciamo la copertura di quella... di quello stadio lì, perché la gente, se no, in inverno, poi dopo se arriva già il pluvio, quindi sì, non è riparata, ma ce ne sono ancora tanti. Io vorrei tornare, Peppe, scusa, sì, sulla domanda iniziale. Nella costruzione della squadra che avete fatto, avete, penso, tenuto conto di due fattori. Primo, l'esperienza, come detto, passata. Ma anche una cosa importante è che quest'anno ci saranno più retrocessioni in base alla ristrutturazione dei campionati. Baio? Certo, certo. Sì, noi, ecco, testimonianza che, ecco, noi abbiamo preso Gibbs e la Pietralunghese, che era l'altra squadra in difficoltà come l'anno scorso, ha preso Eramo. Già, bravo. Tutti cercano, sì, di migliorarsi, sì, hanno fatto un grandissimo colpo. Vero. Sarà una grandissima lotta, perché c'è un neopromosso Magione, c'è il Ripa, che è una squadra che ha fatto due promozioni di fila. È vero, è vero. È una società molto competente, quindi queste sono società che non è che faranno la comparsa, arriveranno, certo, per la neopromossa, certo, a dire la loro. E quindi anche noi, ecco, abbiamo cercato, poi è dura perché noi siamo una matricola, quindi giocatori, chi non accetta di buon grado Mantignana, chi magari aveva dubbi, quindi ecco. Siamo riusciti già a aver portato Gibbs e due o tre elementi di esperienza, è stata una bella sì, cosa, sì. Però sappiamo, siamo consci che sarà durissima, perché sono più retrocessioni, le squadre si muovono tutte cercano di migliorarsi, quindi il livello del campionato è rimasto altissimo, purché non c'è più il Branca, ma squadre forse sono si è rimaste... innalzato con le squadre di dietro, cioè quelle che erano di metà classifica, anche di bassa classifica, si sono rafforzate tutte, rendendo bella la competizione, ma vita difficile, no, Luca? No, certo, diciamo, il campionato di promozione, soprattutto il girone A, è stato sempre molto più, diciamo, impegnativo, con realtà importanti che hanno una tradizione anche ben diversa, certo, perché Pontevecchio, Ventinella, Castello, certo, cioè sono realtà in cui la promozione, diciamo, è stata stretta, quindi tutti gli anni
allestiscono squadre importanti per fare il salto di qualità. E logicamente, come adesso si sottolineava, quest'anno c'è anche il discorso che le retrocessioni sono maggiori, quindi tutte le squadre si stanno organizzando per cercare di evitare questa, cosa. Quindi, come prima cosa, certo. Ma mi anticipate, scusa, una domanda, cioè, voi avete fatto il girone A, sì. La differenza avrete visto anche per, non so se avete avuto il girone B, cioè che differenza tra i due gironi? Ma diciamo il girone B forse è più, diciamo, no, impegnativo. Ho visto che, diciamo, dal punto di vista agonistico, ecco, diciamo, campi un pochino più caldi, è stato sempre un pochino così. Invece il girone A magari un pochino più a livello tecnico impegnativo, perché infatti vedevo anche lo scorso anno in fondo alla classifica, diciamo, erano un pochino tutte lì sul giro del punto, c'erano tre squadre, quindi però ecco, tutte le squadre si stanno attrezzando per o per fare il salto di qualità o per evitare, diciamo, la retrocessione, quindi sarà sicuramente una bella stagione. Quali sono le partite più sentite dal Mantignano? Non ci sono derby, no? Mi pare, o sì, c'è? Ventinella, sarebbe vicini, sono il Ventinella. Ecco, vicini col Ventinella, il derby era, è chiaro che... C'era prima il Corciano, il Capocavallo, però adesso è il Ventinella. Ecco. Poi c'è il Magione, che è vicino comunque, San Marco Juventina, sono... E certo. Diverse squadre nel comprensorio. Nel comprensorio. Certo. E sono sentite queste partite con loro oppure si vivono un po' come derby, oppure con il Ventinella è una partita nella competizione. Ventinella anche fa il suo fascino, perché prima quando ci andavamo sempre a fare le amichevoli, sempre società che ha fatto questi anni campionati di alto rango, ha vinto la Coppa Italia di cioè Ventinella da sempre è una società all'avanguardia. E quindi prima ci si andava a fare l'amichevole, era anche bello, adesso ci si trova in campionato e ha il suo fascino come partita. Certo. Anche la stessa Juventina, sono realtà che hanno sempre fatto questi campionati, sì, è vero. Marra San Feliciano, quindi ecco, sono sentite, però c'è anche una componente, ecco, bella, perché tecnicamente poter fare... Moreno, si è detto che il livello qualitativo di tutti e due i gironi, diciamo, di promozione è salito, perché il meglio del calcio umbro non è che sta tutto in eccellenza. Qualcuno è andato a finire in promozione perché magari in promozione ci si allena di meno, si fa magari una seduta in meno, ecco, non è che si allena di meno, si prende così, e quindi magari chi ha problemi di lavoro questo ne tiene conto, e allora troviamo queste società dove hanno uno o due elementi di spicco in mezzo a magari a tanti giovani. Sì, hai detto bene tu, se andiamo a vedere il girone B, quello che ha fatto la C4, penso che... Ecco. è una cosa veramente fuori dal mondo, insomma. Adesso non è, per carità, non è che ognuno, se ognuno fa se hanno disponibilità, per carità, io auguro, insomma, che possano avere le fortune che meritano, insomma. Però ecco, questo dimostra che, insomma, anche sono scesi in quella squadra giocatori che erano anche in Serie D, quindi poi per non parlare anche di realtà, insomma, che adesso i nomi io adesso non conosco a fondo tutti i movimenti che ci sono state tutte le squadre, però insomma torniamo al solito discorso che sono due gironi, insomma, che negli ultimi anni il livello tecnico è sempre cresciuto. Alessandro, volevo chiederti questo, no? Abbiamo visto che il Comitato Regionale Umbro ha prorogato le iscrizioni ai campionati, no? Hai sentore di qualche rinuncia nel campionato di promozione girone A? Ancora non ho sentito, conosco anche dei dirigenti, però non ho sentore di rinunce per il momento. È stata prorogata il 24 agosto, è stata prorogata, e c'è stato un intervento importante, ringraziamo il presidente Repace che aveva promesso, si è impegnato molto durante il periodo di lockdown e ha cercato in tutte le maniere di ottenere il massimo, e comunque sia, ecco,
Poi c'erano dirigenti che durante il lockdown, non del Comitato Umbro, sentivo e leggevo interviste di Sicilia, iscrizioni gratis, non è, gratis era, sapevamo che era impossibile. Era impossibile perché anche però il Comitato deve impegno, vivere certo. E vive con le iscrizioni. Con le iscrizioni, insomma, con quelle che, assolutissimamente. Però c'è stato un impegno importante del Presidente Repace che ci ha rappresentato in maniera adeguata nel Consiglio Federale di Roma, quindi è stato fatto il massimo, è stata un'iscrizione quindi che ha comunque quei costi inferiori per fortuna, che ci permette di poter ovviare insomma quello che è la prima vera scadenza stagionale, perché poi ecco, le carre federali sono queste. C'è più tempo, quindi 2 settimane in più che uno può organizzarsi anche in maniera certo. Più tranquilla, però ad oggi non ho sentore di qualche rinuncia. Di rinunce. Poi cambio. Ecco, da qui al 24 no, certo. Lo vedremo. Può... Magari... Ci auguriamo di no, perché ecco. No, per carità, ci auguriamo di no. Però ecco, le difficoltà sono tante. Volevo fare una domanda. In settimana il caso del giorno è stato queste 51 squadre che hanno mandato una lettera al presidente Repace per la non secondo il Santa Sabina, mi sembra che la quella più che ha procrastinato questa volevo dire, cioè voi mi sembra che non ma quello è un discorso che riguardava il settore giovanile. Il settore giovanile, vabbè, dal io momento che voi fate anche il settore giovanile, volevo capire un vostro giudizio insomma. Guardi, sono sincero, non ho seguito molto quella vicenda, perché questo periodo ho seguito molto le carte delle iscrizioni nostre, i tesseramenti nostri, dobbiamo parlare con i ragazzi, la presentazione, ho letto qualcosa però non ho seguito ma nel dettaglio il tutto. Io ho letto la risposta di Repace, mi sembra insomma abbastanza anche non è Repace che decide certo. Non sono diciamo, pienamente no. Coinvolti, no, io dico ecco, cioè... ho detto fuori Repace perché io penso che abbia fatto un buon lavoro nell'ottenere certi punti fermi, come togliere in fuori quota certo. E non è stato poco, è stata una buona mano viste le difficoltà del momento. Beh, poi non entro in quel merito perché sinceramente certo. Non ho seguito molto la cosa. No, ecco. Non vorrei che poi anche di... Praticamente c'era questa iniziativa che partiva un po' da anche dal San Sisto, che è stato il nostro ospite, dove spiegava questi campionati senza classifica a livello giovanile, facendo un torneo finale tra le prime insomma di ogni categoria. E quindi niente, pare che voi dagli allievi partite dalla Juniores, quindi e abbiamo è una stretta... un discorso che vi riguarda ma anche non vi riguarda insomma sì, magari in prospettiva potrebbe anche riguardare la scuola calcio, che il Montemaio, noi poi collaboriamo, facciamo parte della scuola calcio perché c'è una collaborazione, oltre che dividiamo l'impianto, ma comunque è la collaborazione testimoniata dal fatto che i nostri fuori quota, l'intelaiatura, sono tutti ragazzi che escono dalla scuola calcio. La nostra Juniores è la continuità, insomma, è il seguito alla scuola calcio, agli allievi della scuola calcio. Luca Morozzi, allora siamo in conclusione della nostra chiacchierata. Vogliamo promettere qualcosa ai sostenitori di Mantignana, quelli che più fedeli, quelli che vengono allo stadio, con la pioggia, col certo. Sole, col vento, con quello che è, che cosa gli promettiamo? Poi dopo sta il campo insomma, no? Certo, innanzitutto come ha detto lei, il campo è quello che giustamente emette i verdetti finali e belli o brutti uno li deve accettare, però noi promettiamo che quest'anno abbiamo sicuramente fatto il massimo sforzo per cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Questo è, diciamo, l'obiettivo nostro è questo e siamo convinti che ci riusciamo. Ecco. Ecco, questo già è tantissimo, essere convinti di quello che uno fa. E allora con questo, con queste parole io ringrazio Luca Morozzi e Alessandro grazie a voi. Mariuccini e do la linea alla regia. Per degli annunci pubblicitari naturalmente, però subito dopo andrà in onda il servizio fatto proprio a Mantegnana per la presentazione della squadra di calcio. Buonanotte! Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura.
Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Era il 16 febbraio 2020 quando il pallone rotolava per l'ultima volta su questo campo. La partita era quella tra il Mantignana e la San Marco Juventina. Da lì solo il campo vuoto e un fastidioso silenzio la domenica pomeriggio alle 15. Adesso, nonostante mille incognite, il calcio dilettantistico è pronto a ripartire.
e il Mantignana lo fa già da oggi con la presentazione ufficiale della rosa per la stagione 2020-2021. Una rosa fatta di tante conferme, tra cui Cenerini, Cardinali, ma soprattutto la più importante, quella dell'allenatore Mirko Rosati, pronto a iniziare la sua 8ª stagione sulla panchina del Mantignana. Ed è da dentro il campo da gioco che elenchiamo i nuovi acquisti che vanno a completare la rosa: Antognoni, Scopetti, Sonaglia, Barbarossa, Parretta, Cosci e soprattutto Alex Gibbs, un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, un vero e proprio trascinatore che, seppur non più giovanissimo, è in grado ancora di fare la differenza. Ma adesso andiamo a sentire proprio la voce dei protagonisti. Siamo con l'allenatore del Mantignana, Mirko Rosati. Inizia l'8ª stagione alla guida del Mantignana. Ormai è un'abitudine o è come se fosse sempre la prima volta? No, quello è un'abitudine mai, anche perché sennò si perderebbe proprio la voglia. Ogni anno sono sensazioni diverse, la categoria è diversa che è dall'anno scorso che siamo in promozione, quindi gli stimoli sono sempre nuovi, e specialmente quest'anno con questa cosa che è successa del Covid, purtroppo è tanto che siamo fermi, quindi abbiamo voglia di ricominciare sicuramente. C'è stato un momento in cui ha pensato di cambiare area o è sempre stato convinto di rimanere qui? No, come ripeto, sono 8 anni, ma qui è una famiglia, veramente. Quindi anche l'anno scorso, nella stagione disgraziata, che poi eravamo penultimi, quindi per varie vicissitudini, la città non mai ci ha fatto pensare di una sconfitta, di un andamento della stagione che andavamo male, quindi ci capiamo. Quando c'è feeling non c'è bisogno di andare a cercare altro. Passando alle cose di campo, lei quasi un anno fa, in un'intervista fatta con me dopo una partita contro la Tiberis, qui alla seconda giornata mi sembra, persa da voi per 3-1, mi disse: dobbiamo capire che la promozione non è la prima categoria, bisogna allenarsi duramente e scendere in campo dando il massimo la domenica. Adesso avete un anno in più di esperienza in promozione, magari l'anno scorso avete pagato il salto. In cosa si può e si deve migliorare quest'anno rispetto all'anno precedente? Ma è proprio quello. Noi l'anno scorso abbiamo pagato l'inesperienza del primo anno, sia come società come tutti. E in campo i ragazzi gli abbiamo cercato di far capire, ma poi non è solo quello, perché poi ci sono gli avversari, squadre costruite con altri budget, squadre forti, giocatori che scendono in categoria. Però è proprio quello, l'intensità durante gli allenamenti, la voglia di voler vincere le partite, la voglia di andare in campo e di lottare fino alla fine. A noi ci è mancato quello tantissimo, ma non per togliere nulla a nessun giocatore che c'era o non c'era più. Sicuramente quest'anno siamo intervenuti su questo fattore. Abbiamo cercato di prendere tutti i giocatori di esperienza, di categoria, sia giovani che vecchi, e per migliorare sotto quell'aspetto. E credo che abbiamo fatto un buon lavoro con la società. Siamo qui con il neo acquisto del Mantignana, Alex Gibbs. Allora, intanto ti chiedo quanta voglia c'è di tornare a giocare dopo un periodo in cui si è stati fermi a lungo. Guarda, la voglia è troppa, nel senso che comincerei anche domani. Purtroppo c'è ancora sta pandemia che ci tiene lontano da quello che noi vogliamo fare, quindi è un peccato, però sono comunque fiducioso e spero di cominciare al più presto ad allenarmi con i compagni. Ecco. Dato le molte richieste che hai avuto, perché hai scelto il Mantignana? Cosa ti ha convinto? Allora, sicuramente è il progetto, perché già ci avevo parlato a metà campionato, a dicembre, e lì avevo poi detto di no perché non mi sentivo di andare via da Montone, perché sono di solito, se una cosa la comincio, cerco di finirla, la maggior parte delle volte l'ho sempre finita. E quindi ecco, ho scelto di rimanere, mi hanno ricontattato subito, la prima che mi ha contattato, e ho comunque deciso subito di venire qui, ecco. Poi me l'hanno comunque parlato bene, già persone, tipo ho parlato con Cardinali, che ci ho giocato insieme a Tavernelle, mi ha detto appunto della società, che sono serie e tutto quanto, ha fatto sì che appunto decidessi subito. Ultima domanda, se ce l'hai un obiettivo personale di quest'anno e uno di squadra anche? Allora, l'obiettivo mio è quello che ogni anno io cerco di migliorarmi, e ogni anno non ho un obiettivo particolare, però diciamo quello che ho sempre io tutti gli anni che gioco è l'ambizione, che è quello che comunque dovrebbero avere tutti, anche se giochi magari in promozione.
un minimo la devi avere, perché è quello che comunque ti fa andare avanti, la passione ti fa andare avanti. Il mio obiettivo è di dare il massimo, sempre, ogni allenamento, ogni partita, di aiutare i compagni, dai più giovani ai più vecchi, essere appunto importante per questa squadra e cercare insieme di migliorare la stagione passata. Siamo con il sindaco di Corciano, Cristian Betti, a cui chiedo cosa ne pensa di questa realtà. Il Mantignano ormai è una realtà, secondo anno consecutivo in promozione e soprattutto dopo la promozione dalla prima categoria, dove c'è stata anche una grande festa. No, ma io sono emozionato, non lo nego, in prima istanza perché nel momento in cui stavamo vivendo quello che abbiamo vissuto, ovvero la fase acuta del virus, tutto questo, il campo, la presentazione di una squadra, ci sembravano cose veramente lontane anni luce. E invece trovarsi qui, oggi, all'inizio di agosto, con il profumo del campo, con i giocatori che sono già pronti per partire, la società tutta schierata, è qualcosa di assolutamente meraviglioso, perché lo sport fa parte delle comunità, è parte delle comunità, in particolar modo nelle nostre comunità, il calcio chiaramente, e quindi è un qualcosa che fa vivere la comunità, la tiene unita e la fa anche sognare. Il Mantignana continua a darmi delle emozioni, perché è la prima squadra di Corciano che presenta la squadra, perché è una società sana, seria, forte proprio perché è seria, perché non fa mai il passo più lungo della gamba. Mi ricordo ancora la cavalcata di 2 anni fa, quando ottennero questa promozione meravigliosa, bellissima, una festa fantastica proprio qui al Circolo di Mantignana. Oggi siamo qua per partire con una nuova avventura. Non sappiamo quando partiremo, perché ancora non sappiamo quando giocheremo, ma sappiamo che siamo pronti. La squadra c'è, la società c'è, quindi a loro veramente gli auguri di cuore per fare le cose migliori possibili. Non voglio assolutamente fare proclami e programmi, però spero veramente che si divertano e ci facciano divertire. E proprio quando si partirà, forse l'unico rammarico sarà quello all'inizio di non avere i tifosi, perché molto probabilmente si giocherà a porte chiuse, e questo quanto può influire, diciamo, sia sulla squadra, sui ragazzi, ma anche un po' sull'ambiente in generale nel certo. Mondo del calcio. No, è chiaro che il tifo è una delle componenti più importanti nel mondo dello sport in genere e nel calcio in particolare, dalle serie maggiori fino anche alle serie locali. Quindi è chiaro che l'assenza del pubblico pesa, si sente sia economicamente, perché è un aspetto non secondario, sia anche come supporto, trasporto della squadra. Il tifo mantignanese tra l'altro è un tifo che nella correttezza, perché veramente è un tifo veramente molto corretto, ma un tifo molto appassionato, molto vicino alla squadra da sempre. Tra l'altro, come dire, il prossimo anno, lo scorso anno abbiamo anche inaugurato una tribuna proprio a sostegno delle persone che vengono qua, quindi non averlo sarà veramente dura. Però è chiaro che ancora in tutti gli aspetti della nostra vita rimane una grandissima attenzione. Ecco, quindi spero che si possano rivedere le persone prima possibile negli stadi, perché significherebbe che il virus è sotto controllo. Quindi spero veramente di poter rivedere le persone, spero di tornare io stesso a poter vedere una partita, perché quando capita, insomma, ci vado spesso, la voglia c'è. Quindi speriamo bene. Siamo con il direttore sportivo del Mantignana, Riccardo Bricca, a cui chiedo se è soddisfatto della rosa che lei insieme alla società ha allestito, o se magari ha qualche rimpianto per qualche giocatore cercato che alla fine non siete riusciti a prendere. Ma allora, no, noi a prescindere da tutto siamo sempre soddisfatti, perché già siamo soddisfatti del campionato che teoricamente ci accingeremo a fare di nuovo quest'anno, quindi per noi già è una soddisfazione essere qui. Quindi questo vuol dire che tutto quello che siamo riusciti a fare in questo pre-campionato, intendo tutti i giocatori che si sono aggiunti alla rosa dell'anno scorso, per noi sono quello che volevamo.
È ovvio che avevamo provato a contattare anche altri giocatori, c'è chi ci ha snobbato, chi invece è stato contento di aggiungersi, quindi nessun rimpianto, va bene così insomma. Ecco, parlando del campionato, diciamo, si va incontro a una stagione un po' compressa, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente partirà in ritardo rispetto agli altri anni, e sembra anche che il girone sia composto da 18 squadre piuttosto che 16. Non è ancora sicuro, ma si va verso questa direzione. Ecco, questo ha influito sulle scelte di mercato? C'era bisogno di una rosa più ampia? Allora, noi volevamo sì, avere un numero di giocatori che fosse certamente di qualche unità in più rispetto a quello dell'anno scorso, perché in previsione di 3-4 partite in più non sono poche. Perché non ci scordiamo che questi sono giocatori, gente che lavora, e quindi giustamente averne uno, due in più o tre in più è meglio. E ci abbiamo pensato, non abbiamo grandi possibilità a livello economico, però abbiamo un settore giovanile che ci supporta, e in tutto questo abbiamo deciso di avere un gruppo di ragazzi più folto che ci aiutasse a chiudere numericamente la rosa. Ecco, questo è un'idea che va avanti da tanto. Anzi, prima mentre presentavo i giocatori e anche il gruppo di dirigenti, il mio amico Claudio, ci siamo dimenticati di una persona che volevamo ringraziare per ultima. È il nostro presidente onorario, che è Marcello Brugiati, che era lui il presidente che ci ha portato, insomma, che ci ha portato in promozione. Da quando eravamo con lui nasce questa idea di costruire un gruppo di giovani che diventi poi la spina dorsale della squadra. Quindi già da quando eravamo insieme a Marcello c'era questa idea, e quest'anno insomma abbiamo portato avanti questa idea. Siamo cresciuti a livello numerico come dirigenti, quindi cerchiamo di strutturarci al meglio per garantire ai nostri giovani e alla nostra squadra anche un gruppo di dirigenti che sia in grado di supportarli durante tutto l'anno, perché poi il campionato è lungo, quindi anche se si inizia prima, però ci saranno probabilmente anche qualche intermezzo, ci saranno meno soste probabilmente, quindi dobbiamo essere pronti anche noi come dirigenti. Siamo con il capitano del Mantignana, Matteo Cenerini, alla sua nona stagione qui, a cui chiedo anche a lui se ha voglia di tornare a giocare dopo questa lunga pausa. Sì, molta anche. Ormai sono 4-5 mesi che ci siamo fermati e diciamo che sta diventando quasi snervante la situazione, però possiamo solo aspettare. Come la vedi la squadra quest'anno? Secondo te più forte rispetto agli altri anni, a seconda di primo impatto, a seconda dei nuovi arrivi, anche a seconda di chi è andato via? Questo purtroppo sarà il campo, a giudicarlo. Appunto, speriamo di iniziare il prima possibile, proprio per visto che la squadra è cambiata molto. E iniziare il prima possibile anche per conoscerci calcisticamente meglio. Il tuo obiettivo personale, oltre a migliorare lo score, ovviamente l'attaccante pensa anche a quello, obiettivo personale e di squadra anche? Io obiettivo personale è di fare gol come qualsiasi attaccante. Di fare gol che soprattutto portino alla salvezza del Mantignana. L'importante è quello alla fine dell'anno. Siamo con il presidente del Mantignana, Fausto Thieri, a cui chiedo, dopo una campagna acquisti ottima direi, l'obiettivo rimane la salvezza o si può puntare a qualcosa in più? No, prima di tutto puntiamo alla salvezza. Poi se qualcosa va meglio vedremo di dare fastidio a qualche altra squadra. Una parola sul mister Mirko Rosati, con voi ormai da 8 anni, è sempre una scelta di cuore confermarlo da parte vostra? Ma il mister è praticamente uno di famiglia, è 8 anni che sta con noi e quindi avalla tutte le nostre richieste, quindi per noi è uno di famiglia che non possiamo farne a meno. Ci fa una promessa in caso di obiettivo, che sia la salvezza o che sia qualcosa in più?
cosa può promettere a questi ragazzi in caso di obiettivo raggiunto a fine anno? Intanto salviamoci, poi dopo strada facendo vedremo, ci accorderemo con loro. E siamo con uno dei ragazzi più giovani della Mantignana, anche se non è più un fuoriquota, Nicolò Bricca, a cui chiedo cosa ne pensi della squadra allestita quest'anno e se ti aspetti di giocare con continuità, magari come hai fatto anche l'anno scorso. Allora, io penso che quest'anno i dirigenti abbiano fatto un ottimo lavoro, il direttore sportivo ha fatto un ottimo lavoro nel trovare questi nuovi elementi che sembrano tutti elementi molto interessanti, anche vedendo le loro esperienze precedenti. E per quanto riguarda il giocare, ritengo che spero di riuscire a giocare con la continuità con cui ho giocato l'anno scorso, però sarà appunto il mister a decidere in base a come andranno gli allenamenti e come andrà tutto il resto. Insomma, io sono contento e mi piacerebbe tanto ritrovare la continuità dell'anno scorso, però appunto sta al mister.